2024 mi sembra più bella da quella dell'anno scorso, ha un po' più di purple, che è un colore che mi piace molto. Abbiamo sempre più aerodinamica, allora si fa un po' difficile da capire bene, ma a me mi sembra molto bella. La prima cosa che ho pensato quando ho visto la moto 24 è che c'è una innovazione incredibile. Questo veramente ogni anno si fa un'evoluzione pazzesca delle moto, quindi molto contento che Aprilia ha fatto un lavoro incredibile. Secondo me abbiamo fatto una bella moto. La cosa che mi ha colpito di più della nuova moto è la parte aerodinamica, soprattutto nella parte posteriore. Hanno fatto un grande lavoro tutti gli aerodinamici e il reparto corse durante questo periodo invernale. È chiaro che è una moto sempre più ingegneristica, sempre più evoluta e sofisticata. Crediamo di aver fatto un buon lavoro anche quest'anno. Non sappiamo dove sono gli altri e soprattutto siamo molto curiosi di vedere se tutti i numeri che ci danno le simulazioni, la galleria, il CFD, sono poi anche apprezzati dai nostri piloti, quindi sarà molto interessante. Anche il 2024 vedrà Aprilia con 4 moto in pista. Cominceremo tra l'altro con Miguel Oliveira con una moto Factory, quindi un RSGP 24, e durante il corso dell'anno anche Raul Fernandez avrà un RSGP 24. Questo sicuramente accelererà lo sviluppo della nostra prestazione. Non vediamo quindi l'ora di vedere le 4 RSGP darsi battaglia, ovviamente nel rispetto delle regole e da buoni compagni di squadra. Ricordiamoci anche che il 24 sarà un anno importantissimo per la scadenza di tutti i contratti piloti, non solo Aprilia, quindi io mi aspetto veramente grande battaglia, ho molta fiducia nei nostri piloti, sia in Aleix e Maverick che in Miguel e Raul. Sono sicuro che Lorenzo darà un supporto molto importante con le sue wild card, con il suo sviluppo durante la stagione nei vari test. Ritengo che le nostre prestazioni 2024 saranno superiori a quelle 2023, poi vedremo il confronto con gli altri. Esteticamente la moto è piuttosto diversa dalla precedente, mantiene tutti i concetti aerodinamici che Aprilia ha introdotto in MotoGP, introduce delle novità concettuali importanti nella parte posteriore. Una novità importante del 2024 sarà a breve la possibilità di avere in pista 4 Aprilia allineate come specifica, quindi moto perfettamente confrontabili, quindi con prestazioni al top e possibilità di confrontare le performance in maniera diretta con i 4 piloti fortissimi che abbiamo. Credo che sarà un elemento fondamentale per la performance 2024. Quest'anno sarà il campionato più lungo, più impegnativo, e abbiamo anche la pista nuova di Kazakistan, si torna in Aragon, e andiamo sull'altro lato del mondo, tante gare. Sarà dura impegnativamente, soprattutto a livello non solo fisico ma a livello mentale, ma devo dire che ho dei gruppi più belli da tutto il campionato, una squadra spettacolare, questo sicuro mi aiuta, ma sarà una stagione lunga. Tra 10 mesi circa Maverick sarà felice se abbiamo fatto il massimo. Questo è veramente l'obiettivo che dobbiamo raggiungere quando finisce la stagione. Avere fatto il massimo, dato tutto, ogni persona del team, e con quello sarò veramente molto felice. È ovvio che l'obiettivo è chiaro, no? Quando sei in MotoGP vuoi essere il campione, vuoi essere lì davanti, vuoi vincere, ma quello che c'ha sulle nostre mani è fare il massimo, e quello di sicuro lo faremo. Quando finisce la stagione 24, Aleix sarebbe contento con un top 3. E gli ultimi 2 anni lo abbiamo toccato con le mani, ma non abbiamo portato a casa ancora un top 3 nella classifica mondiale, e questo è il mio obiettivo per il 24.
There you go on modulation, all four, and keying with a go. No bikes were harmed in the making of this video. Maybe some mechanics. Ride responsibly.